Allora, guarda, è una cosa da cui tu non ti puoi esentare. Io vi avverto. Sì. Io vi avverto, io lo faccio parlare. Ma fai l'ispettore Carlo Guerrieri? Sono ispettore e ora lo interrogo. Esatto. Tra l'altro bellissima questa edizione, sta avendo un grande successo, grazie. Ne sono felice. D'altronde tu sei così amato. Senti, io vuoi che ti tenga intanto il libro, vuoi farlo parlare? Quel segreto è... L'animalaro, quello del cinema, sai che al cinema ci stanno quelli che portano gli animali, le cose. Io ho chiamato un mio amico animalaro, gli ho detto devo far parlare un pappagallo, come si fa? E lui mi ha detto cerca di capire da dove viene, se è brasiliano gli parli un po' così, un po' di Brasilia. Mi hanno detto che è romano. Quindi è romano, non lo so. Pare che sia un pappagallo di Villa Ada. Beh, allora parlagli come tu sai fare. Porto bene. Piano piano, senza strillare, tu dici solo, guardami. Tu devi dire solo, Portobello, Portobello. A Portobello, 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 vuoi Portobello, Portobello. Non è neanche napoletano. Ti restituisco il tuo libro. Claudio, niente, guarda, lui vedi, però è molto simpatico. Molto simpatico. Prima stavamo in camerino, non si zittiva più. È così, è strano. Allora, Claudio, io ti mando per ora nella cabina numero 5. Io ti rubo un secondo. Hai ragione. Io ti rubo un secondo perché noi facciamo un mestiere meraviglioso che ci impone sempre di andare avanti comunque e di tirar fuori il meglio di noi e il sorriso. Questa sera ho fatto tanta fatica. Perché è morto un mio carissimo amico, è morto Ennio Fantastichini. L'ho visto al telegiornale, infatti. Grande attore, davvero. E qua stiamo per ridere e Ennio, per come lo conosco, mi avrebbe detto vai in scena e dai il meglio di te. E io gli mando un grande bacio. Grazie, grazie Claudio. Grazie di avermelo fatto dire. Ma scherzi.